Pietose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi ti ho portato 6 consigli, 6 tips che potrete utilizzare durante l'estate quando andate al mare, principalmente. Per chi non mi conosce, io sono Brigida Fieracini e ti invito ad iscriverti subito e attivare la campanella per non perdere i nuovi video. Inoltre aiuta anche le tue amiche a proteggere i loro capelli, a curare i loro capelli durante l'estate condividendo questo video con le vostre amiche, mamma, nonna, zia, sorella, cugina, vicino, tutti della tua community. In questo modo aiuterai sia le persone con cui stai condividendo il video, ma anche aiuterai il nostro canale a crescere. Prima di tutto, prima ancora di andare al mare, quando fai lo styling, utilizza un prodotto leggero per fare lo styling, perché non vogliamo quella sensazione fastidiosa di tutta la crema che scorre sul corpo o peggio ancora che fa schiuma intorno a noi. Non è molto carino da vedere. Quindi utilizzare creme leggere per evitare questo effetto e anche per dare più leggerezza ai capelli alla fine. Estate. Risciacqua i capelli tra un bagno e l'altro durante la giornata, ogni volta che vai al mare risciacqua questi capelli, o meglio ancora porta con te una bottiglia d'acqua minerale per sciacquare i capelli sempre tra un bagno e l'altro. Non lasciare mai l'acqua salata o il cloro sui capelli. Dopo aver risciacquato, riapplica il prodotto. Durante la giornata, quando stai al mare tra un bagno e l'altro, applica sempre un prodotto sui capelli, che sia una crema idratante, tipo una crema styling, o un olio, meglio ancora se è una crema con protezione UV o uno spray con protezione UV, riapplica ogni volta che esci dal mare e approfitta anche per districare i tuoi capelli. In questo modo anche a fine giornata avrai i capelli belli idratati e districati. Quando arrivi a casa ti devi lavare i capelli. Il mio consiglio è non utilizzare lo shampoo durante le vacanze. Utilizza invece un balsamo o meglio ancora una crema specifica per il co-wash. Questi prodotti hanno sempre un'azione più idratante, nutriente e emolliente che doneranno molto di più ai nostri capelli, al contrario dello shampoo che può seccare i nostri capelli principalmente utilizzandolo tutti i giorni. Questo sarà sufficiente per pulire i tuoi capelli e lasciarli ben idratati e profumati. Ogni volta che torni dal mare, passi tutta la tua giornata lì al mare a farti il bagno in piscina, non importa, quando ti lavi i capelli utilizza una maschera che sia idratante, che sia nutriente. Vedi anche la necessità dei tuoi capelli, se necessitano più di una maschera idratante o più di nutrizione, ma il consiglio è applica una maschera ogni volta che arrivi dal mare. Se vai ogni santo giorno per una settimana, applicala ogni santo giorno. Questo ti aiuterà ad annullare o eliminare completamente la disidratazione. E un consiglio extra: i capelli quando stanno bagnati sono molto più fragili e delicati. L'elastico sui capelli bagnati li puoi spezzare, e andare a dormire con i capelli bagnati, principalmente se lo fai spesso, può causare seri danni sia alla nostra cute ma anche alla struttura dei nostri capelli. Nel mio blog vi ho fatto un post molto obiettivo su altri 5 consigli da utilizzare durante le vacanze per proteggere e curare i capelli durante le vacanze. Vi invito a cliccare qua sopra nel card, che sicuramente ti sarà molto utile per quest'estate. E alla fine di questo video te ne lascerò altri 2 con altri consigli e tips da utilizzare durante le vacanze, durante l'estate, per tenere i capelli sempre belli, curati, idratati e luminosi. Io spero molto che abbiate gradito i miei consigli. Vi invito a seguirmi su Instagram, lì potrete accompagnare anche qualche mia foto dell'estate, delle vacanze insieme, così siamo più vicine e rafforziamo questa community di ragazze vanitose. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!